Chiudo gli occhi. Ok, respiro. Respiro con certa consapevolezza del mio corpo. Mentre respirate, faccio questa piccola introduzione. I chakra sono centri energetici. Lungo la colonna vertebrale abbiamo sette chakra secondo la filosofia yogica. Secondo questa filosofia yogica, se una persona sperimenta emozioni negative o non riesce a godere delle gioie della vita, a causa di un'alterazione della circolazione dei flussi di energia, l'energia che gira dentro il nostro corpo, chakra sono del vortice che aiutano questa energia ad andare verso l'alto e verso il basso del nostro corpo. Però per vari motivi queste chakra queste volte possono essere bloccati, quasi questa energia dentro il nostro corpo non riesce andare nessuno e giù, non riesce a circolare, non riesce a girare. Quindi con la nostra pratica di yoga, noi, anche se non facciamo attenzione, comunque lavoriamo sulle chakra, questa energia. Quindi il primo chakra che si chiama chakra della radice mulatara è centrato nel perineo alla base della colonna vertebrale. Questo vortice energetico è coinvolto nel soddisfare i nostri bisogni di sopravvivenza. Sta di un sano senso di radicamento, quindi ci radica verso la terra. È anche responsabile per la purificazione del corpo, quindi tutti i sistemi che purificano il corpo vanno attraverso quella zona. Le parti del corpo associate a questo primo chakra sono la base della colonna vertebrale, le gambe, i piedi e l'intestino. Se avverti sensazione di paura, significa che hai un blocco energetico nel primo chakra. Se fai finta che tutto va bene, quando invece dentro di te è tutto compresso dalla paura, c'è qualche problema con questo chakra ed ovviamente il problema non andrà via. Quindi lavorando su questo chakra sia mentalmente che fisicamente, ci aiuta a sciogliere la paura e tutto lo stress, la tensione che è collegato alla paura. Muovendo verso
verso l'alto, arriviamo al secondo chakra, che è un chakra sacro, che si trova appena sotto l'ombelico. Il suo nome in sanscrito vuol dire il proprio posto o base, quindi questo indica che è una cosa, un chakra molto, molto importante, cruciale, perché i compiti di questo chakra includono consentire il movimento emotivo e sensuale nella nostra vita, aprirsi al piacere e imparare come seguire il flusso. Questo chakra è associato con i fianchi, il sacro, la parte bassa della schiena, i genitali, l'utero, la vescica dei rini. In questo chakra è coinvolto con la sensualità, emozioni, intimità e desiderio. Per aprire il chakra in realtà è necessario fare un importante e profondo lavoro su noi stessi. Così lentamente acquisiamo più sensibilità e consapevolezza di noi stessi. Adesso, mentre state respirando, date l'attenzione chakra, quindi chakra della radice, inspirate, espirate, e mentre inspiri la prossima volta cerca di sollevare il pavimento pelvico verso l'alto, attivare i glutei, stringere insieme muscoli, tutti i muscoli di quella zona, trattenere il respiro per qualche secondo. Espirando, rilascia tutto verso la terra. Sciogli tutte queste attivazioni muscolari. E la prossima volta che inspiri di nuovo, cerca di alzare il pavimento pelvico, stringere l'ano, bacina, perché la pancia va leggermente dentro, ma concentrati sui muscoli della vagina e l'ano, stringi ed espirando rilasci. Questo ci vuole un po' di pratica. È un lavoro che quasi non si vede dall'esterno, succede tutto dentro di noi, quindi la prossima volta che inspiri cerca di attivare tutti questi muscoli ed espirando sciogli. Fai ancora qualche volta. Come vai avanti con questo esercizio col tempo, quindi se lo fai regolarmente, sentirai sempre più forza in questi muscoli. Immagina che devi andare in bagno e proprio ti scappa tutto e devi trattenere quello e un avanti. Lo fai inspirando, trattenendo il respiro più lungo possibile, mantenendo questa attivazione muscolare,
Va benissimo. Quindi oggi, ok, c'è anche Alessandra. Bene, allora cominciamo la pratica. Oggi ho modificato il nostro saluto al sole, così che portiamo ancora più attenzione a queste due chakra, specialmente Muladhara chakra. Quindi mi muovo sul mio tappetino qua. Ed anche voi mettetevi sempre sedute, così come eravamo prima, però su questa parte finale del tappetino, così, con le gambe incrociate. Sarà un po' particolare il nostro saluto al sole oggi, però è anche molto carino, aiuta tanto la mobilità. Se invece hai problemi del ginocchio oppure dei fianchi, delle anche, devi modificare. Ok? Quindi facciamo il primo saluto al sole, vedo che cane. Ok, uniamo le mani davanti al cuore in Angel Mudra. Respiriamo, radichiamoci bene per terra. Ok? Chakra del radice. Ed inspirando allungo le braccia verso l'alto. Espiro, scendo qua con le braccia qui davanti. Qui adesso fai attenzione, inspirando, appoggia le mani, alza il bacino e mettiti sulle ginocchia e porta sulle braccia. Ok? Vedi un po' Caterina, brava. Ed espirando, scendiamo con le mani davanti, sciogliamo le gambe dietro, allunghiamo le gambe in Chaturanga. Adesso le gambe sono allungate. Inspirando mi spingo avanti, cobra. Espiro, vado indietro, in cane. Inspiro, due passi in avanti, testa sale. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Fai attenzione. Espiro, scendo, Uttanasana, testa giù. Inspiro, squat, alza i talloni, siediti sopra, senti questa mula della chakra. Ed espiro, vado indietro di nuovo, Chaturanga. Attenzione, inspiro, cobra. Questo è difficile. Espirando, incrocio le gambe dietro. E mi metto indietro seduta, giù, ok? Con le gambe incrociate. Quindi dovete un po' praticare questo lavoro di mobilità. Facciamo un'altra volta, inspiro lungo le braccia. Espiro, scendo qua davanti. Inspiro, mi spingo su. Ginocchio, alzo le braccia. Espiro, Chaturanga, sciogli le gambe dietro. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, vengo avanti, alzo la testa. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo di nuovo, Uttanasana. Inspiro, squat, alza il tallone, allunga la schiena, alza la testa. Espiro, Chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, mi siedo, intreccio le gambe dietro e torno da dove sono partita. Vado avanti, inspiro, allungo le braccia. Espiro, scendo verso la terra. Inspiro, mi spingo il bacino su, vengo su e mi allungo. Adesso sono divaricata ancora le cosce. Espiro, scendo in Chaturanga, sciolgo le gambe dietro. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, due passi in avanti, testa sale. Espiro, testa giù, Uttanasana.
Inspiro, vengo su, allungo la braccia. Espiro, scendo. Uttanasana. Inspiro, squat. Se vuoi fare uno squat più difficile, allungo le braccia verso l'alto. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Incrocio le gambe dietro. Espiro, vado dietro, mi siedo. Ok? Andiamo avanti, ragazzi. Andate per conto vostro. Inspiro, braccia salgono. Espiro, scendo giù verso la terra. Inspiro, appoggio le mani, alzo il trascino, vado su con le braccia. Espiro, chaturanga, sciogli le gambe. Ecco, mi sono liberato dal cane. Inspiro, cobra, espiro, cane. Okay, inspiro due passi in avanti, testo sale. Espiro, uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, squat, siediti sui talloni, senti Muladhara Chakra, se vuoi allungo le braccia verso l'alto. Espiro, chaturanga. Gambe dietro, braccia giù, inspiro, cobra, espiro, mi siedo giù indietro. Facciamo un'ultima volta, molto bello questo. Allora, inspiro lungo, espiro, siamo vicino alla terra, ragazze, queste due chakra. Ok, inspiro, alzo, bacino, ginocchio. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, due grandi passi in avanti, alzo la testa. Espiro, testa giù, in uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, uttanasana, radica i piedi. Inspiro, squat, allungo le braccia. Non devi farlo velocemente. Espiro, chaturanga, gambe dietro. Vedi se vuoi fare una flessione. Inspiro, cobra. Incrocia le gambe dietro, espirando, ci sediamo. Ok, adesso che siamo sedute, abbiamo riscaldato il cuore. Quindi il primo chakra ci connetta alla terra, infatti l'elemento del primo chakra è la terra. Mani stanno qua, sotto le ginocchia, aprite le dita delle mani, appoggiate bene i palmi giù. Ok? Vieni avanti col busto. Allora, tu, Caterina, non devi alzare il bacino, ok? Tu semplicemente vai un po', fai questo movimento di così, ok? Senza alzare il bacino. Le altre ragazze invece, inspirando, alziamo il bacino, ci fermi un attimino, ed espirando riappoggiamo il bacino. Tutto qua. Se vuoi attivare Mula Bandha, mentre inspiri e alzi il bacino, puoi fare anche quello. Quindi inspiro. Attivo una banda, espiro, mi appoggio e faccio 10 volte. Invece tu, Caterina, non alzare il bacino, però attiva una banda, inspiro ed espiro, rilascio. Ok? Vai avanti 10 volte. Inspiro, una banda, fermati, espiro giù. Inspiro, stiamo lavorando tutte e due chakra, espiro giù, vai avanti. Vediamo come va. Vedo, bravissime. Lavora con la respirazione, altrimenti non stai facendo niente. Apri le dita delle mani, Marta. Dita delle mani aperte. Brava.
Distribuisci bene il tuo peso sulle mani. Angelica, come va? Ok. Se non riesci a alzare il bacino, non alzare il bacino, vieni soltanto qui, attiva Mula Bandha, porta sul pavimento pelvico, bravissima, ed espirando torni indietro, brava, perfetto. Ok. Devi sentire che stai lavorando un po' anche gli addominali qua. Ok. Perfetto. Ok, ci fermiamo. Ci fermiamo qua, ok? E semplicemente adesso, ragazze, adesso portiamo il pollice dentro il palmo e lo mettiamo le dita sopra, così che facciamo due pugni. E queste sono le nocche. E mettiamo le nocche qua, proprio sopra la seconda, il secondo chakra. Quindi sotto il tuo ombelico, appoggi qua. Questi due grandi nocchi che stanno qua, no? Appoggi qua, ok? E semplicemente, tu non devi spingere, Caterina, tu semplicemente rimani qua, ok? Inspirando, attiva Mula Bandha, espirando, rilascio Mula Bandha, spingo dentro queste nocche e scendo qua davanti e svuoto completamente i polmoni. Poi, inspirando, rilascio le mani, attivo Mula Bandha internamente, espirando, rilascio e poi comincio a spingere queste due paia di nocche dentro il secondo chakra. E svuoto completamente il polmone, ok? Fai ancora tre volte, ok? Quindi inspiro, attivo, respiro. Ok, attiviamo anche gli organi interni che stanno in quella zona, fa molto bene anche agli ormoni. Okay. Ancora una volta, inspiro. Ok, va benissimo. Sciogliamo, siamo sempre sedute qua, sul tappetino e facciamo un altro vignesso. Inspiro, allungo le braccia, espiro, scendo verso la terra, inspiro, porto il bacino in alto, vengo su, espiro, chaturanga, inspiro, cobra, fai scendere le spalle, gomiti il corpo. Espiro, cane, e ci fermiamo un attimino in cane. E come ho detto, il primo chakra radia giù verso i piedi, quindi radicamento per terra. Quindi allunghiamo bene le gambe, anche sentiamo queste gambe che sono forti, piedi giù per terra. Puoi piegare una gamba e spingere giù l'altra gamba e proprio sentire le piante dei piedi verso la terra. Rimani un po' in cane, respira. Ok. Va benissimo, attenzione ragazze, inspiro, alzo la gamba destra, espiro, la porto qua giù, sotto il mio corpo, ed appoggio il piede qua, sotto la pancia, appoggio il ginocchio destro qui davanti, ed appoggio anche il ginocchio sinistro qua, ok? E poi vengo su. Allora, qua, quello che vogliamo fare è sederci sopra quel tallone destro. Quindi devi spingere dietro un po' il ginocchio sinistro e cerca di sederti sopra il tallone, non lasciare le mani, ok? Siediti sopra il tallone destro, così che senti il tallone che spinge contro.
sta spingendo esattamente contro il primo chakra. Appoggia le mani qua davanti perché non vogliamo stressare questo molto forte per la spina. E semplicemente spingi giù il bacino verso il tallone. Ok, rimani qua, fai 5 respiri. Sciogli la spalla. Spingi il bacino verso il tallone, brava. Senti quella zona lì. Ok. Ok, diciamo che abbiamo fatto 5 respiri. Espira profondamente ed inspirando, stacca il ginocchio sinistro, riporta sulla gamba destra, su. Ed espirando, portalo adesso davanti tra le mani. Appoggia di nuovo il ginocchio sinistro. Porta il braccio destro all'interno della gamba, cerca di aprire qua per il pallone al ginocchio, fai la tua, trova la tua apertura, spingi avanti il bacino e vedi se riesci a venire un po' avanti con le mani ed aprire bene le ampie. Una volta che stai qua, postura della lucertola, cerca di lasciare scendere tutto verso la terra. Respira. Ok. Inspira, alza la testa, richiama le mani. Espira per un attimo, col prossimo inspiro porta avanti il piede sinistro fuori le mani e scendi in squat, divarica le gambe. Talloni dentro, dita dei piedi fuori, scendi in squat, facciamo il Malasana. Fai scendere primo chakra, secondo chakra, devi sentire il tuo baricentro. Secondo chakra coincida con il nostro baricentro del corpo, ok? Quindi senti il tuo peso, che è tutta l'energia che viene concentrata in quella zona del corpo. E rimani tranquilla, respira. Bravissima. Ok. Adesso facciamo questo. Sciogliamo le mani. Non sciogliamo le mani, lo porto qua davanti e poi porto i palmi verso di me e poi infilo le mani qua sotto, così che i palmi stanno giù. È un po' appoggio il bacino sopra le braccia e guardo giù. Vedi un po' se questo va bene per le tue spalle. E sempre senti questo peso adesso sulle braccia. Ok. Bene, richiamiamo le braccia, le portiamo davanti, appoggiamo le mani. Allunghiamo le gambe, piedi puntano in avanti, scendo con la testa verso la terra, non scendere troppo per il attenzione alla pancia, perfetto, stai facendo bene. Respira. Sciogli la spalla, allunga le gambe, senti il radicamento, il primo chakra sta irradiando le gambe. E poi inspirando, rotolo su, vengo su, porto su le braccia, ed espirando, Samastiti. Oh, ok, questo abbiamo fatto anche ieri durante l'Hatha Yoga, molto molto bello. Andiamo in postura dell'albero. Allora, postura dell'albero, l'albero è una postura che mi aiuta a portare l'attenzione a questo primo chakra. Quindi questo tallone destro cerco di portare più su possibile, come se volessi sedermi proprio con questo primo chakra, mi siedo sopra questo pallone. Ok?
mantengo l'equilibrio però. Allora all'inizio magari non va così su del piede, non importa, lo porti qua e senti che comunque punta verso il chakra. Portiamo le mani sopra la seconda, il secondo chakra, una mano sopra l'altra, così. Respira. Adesso ragazze, inspirando, attiviamo Mula Bandha, quindi porto dentro e verso l'alto questo pavimento pelvico. Espirando rilascio, leggermente spingo le mani sopra la pancia, come se volessi far uscire l'aria dal corpo con le mani, che spingi. Tu non spingi Caterina, solo noi spingiamo. Ok, poi rilascio le mani, espiro, attivo Mula Bandha. Tengo respiro, non respiro. Espiro, sciolgo Mula Bandha e stringo un po' le mani, stringo contro. Ok, metti un po' di pressione qua su questa zona del tuo corpo. Rilascia la mano, facciamo un'ultima volta. Inspira, attiva quella banda, attiva Mula Bandha. Trattieni respiro per qualche secondo. Espira, sciogli Mula Bandha, lascia andare e spingi gentilmente queste mani sopra la pancia. Bravissima. Ok, sciogliamo tutto. Facciamo vinyasa. Inspiro, allungo le braccia. Espiro, scendo. Inspira, testa sale. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, can. Questa era una bella lunga sequenza. Adesso facciamo l'altro lato. Radica i piedi. Allunga bene le gambe. Ama queste gambe. Ti portano in giro. I giorni, la puoi inspirare lungo la gamba sinistra verso l'alto, espiro, porto il piede qua sotto la pancia, ginocchio sotto lo sterno, diciamo, ed appoggio il ginocchio, ed appoggio anche l'altro ginocchio destro, la poi spingo dietro il ginocchio destro, così che riesco a sedermi sopra questo tallone. Non devi venire su perché fai fuori la spina, rimani giù con le mani. Porta la mano un po' più davanti e poi concentrati, porta il tuo peso sopra quel tallone sinistro, rilascia le spalle e fai 5 respiri tranquillissimi qua. Cerca di lasciare un po', rilasciare tutta quella zona del bacino adesso, non devi fare nessuna banda. Ok, dopo un'espirazione completa, mettiamo un po' le mani, inspirando torno in cane su tre gambe, allungo di nuovo la gamba sinistra in alto, e respiro, la porto in avanti con la mano, appoggio il ginocchio destro, porto braccio destro sinistro all'interno della gamba sinistra, apri, adesso vi lascio un po' decidere voi quanto vuoi aprire qua tra il tallone e il ginocchio, spingi avanti il bacino, quindi cerchiamo di aprire questa zona qua, portiamo la mano un po' davanti, scendi con la testa, lascia andare, postura della lucertola, alcuni di voi magari riuscite ad appoggiare i gomiti, rimani in questa postura, adesso vengo un po' a vedere meglio che sta succedendo nella mia
sala virtuale, respira, connettiti dove stai lavorando. Bravissima. Ok. L'ultimo inspiro e espirando richiamo le mani. Ok. Allora, ragazze, dobbiamo portare la gamba destra avanti. Se vuoi puoi anche saltare, no? Stacchi il ginocchio e inspirando salti. Vabbè, salti in mezza gamba, non è pensato, ok? Va bene. Andiamo in Malasana. Come prima. Facciamo un variante così che non è noioso, no? Facciamo un variante del Malasana. Prendiamo qua, incrociamo le braccia, prendiamo la caviglia. Poi semplicemente tenendo la schiena neutra, guardo davanti a me, mantengo la postura. Questi squat non posso enfatizzare come fanno bene alle nostre anche. Qui se qualcuno per caso vuole attivare una banda, può attivare. Okay, poi inspirando attivi, espirando sciogli. Fai 5 respiri tranquilli, lunghi. E anche cambiare faccia. Bene, un ultimo inspiro profondo ed espirando. Allunghiamo le gambe. Piedi adesso puntano in avanti e di nuovo scendo con la testa verso la terra. Allunga bene queste gambe, senti dietro. Che bello. E poi piano piano inspirando, rotolo su, porto su questo braccio, mi allungo, un attimino mi apro, ogni tanto devo anche aprirla, anche se non stiamo lavorando su questo aspetto oggi, però comunque sciogliamo e ci prepariamo. Per l'albero sul lato sinistro, ok? Quindi prima dobbiamo valutare fino a che punto arrivo tranquillamente, senza stress, eh? Senza stress, tranquillamente. Faccio le mani. Puoi rimanere qua, non devi fare quella cosa più, diciamo, avanzata che abbiamo fatto prima, puoi stare tranquillamente qua. Se invece vuoi lavorare un pochino di più, inspirando attivi la banda, trattieni il respiro, espirando rilasci, spingi le mani contro la pancia, ok? Poi andate avanti così, ragazzi, fate 3-5 volte. Con grande consapevolezza. Bravissima. Stiamo connettendo a noi stesse. Ok. Bene. Piano piano sciogliamo. Ok, vinyasa. Inspiro. Espiro, uttanasana. Inspiro, testa su. Espiro, chaturanga.
Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, cammino avanti, mi siedo sul tappetino, mi dai lungo le gambe. E chiudiamo le gambe. Stacchiamo il coccige dietro. Se stacchi bene il coccige dietro, senti il tuo prima chakra, è quello che senti lì per terra, è lì, è quella la posizione. Ok, e andiamo in Paschimottasana semplicemente. Ok, inspiro, allungo un po' la schiena ed espirando scendo in Paschimottasana. Piano piano, inspirando, torniamo su. Ok, andiamo in Baddha Konasana. Questo vuol dire farfalla con i piedi. Appoggiamo qui le mani su due lati del corpo e cerchiamo di avvicinare il bacino verso i palloni il più possibile. Ok, fai scendere le ginocchia, la mano, seconda chakra stiamo lavorando, quindi un secondo, ok, le mani stanno qua fuori, ok? Ragazzi, semplicemente questo che faremo, Caterina no, tu poi ti dico un'altra cosa, però le altre ragazze, inspira, alza il bacino ed avvicina un pochino più ai talloni ed espira, portalo giù verso la terra e scendi un pochino in avanti. Ok? Questo è l'esercizio. Facciamo 5 volte. Ok? Inspiro, vieni su, alzi il bacino, avvicini ai talloni. Espiri, riappoggi il bacino e scendi verso i piedi. Caterina, tu fai la stessa cosa, ma non devi alzare il bacino. Ok? Quindi, inspirando semplicemente, allunghi un po' la schiena ed espirando un pochino. Scendi quanto puoi con la pancia, ok? Ovviamente rispettando la pancia lì, ok? Quindi fai ancora qualche volta, altre ragazze alzate questo bacino leggermente, spingete un pochino avanti verso il tallone, anche se non tocca, non fa niente, aspirando torni indietro, riappoggi, scendi, stiamo cercando di aprire le anche e portare l'attenzione anche al chakra della pelliccia. Bravissimo. Molto bene. Ok. Teniamo i piedi con le mani. Cerchiamo di staccare. Cerchiamo di staccare i piedi dalla terra e mantenere l'equilibrio. Basta staccare un pochino. Studenti che vogliono fare una cosa un pochino più difficile qua, sono avventurose, prendono i due piedi solo con la mano sinistra, quindi rilasci la mano destra, inspirando ti ruoti fuori a destra. Cerca di non stressare questa spalla sinistra. Cerca di tenere questi talloni verso il bacino.
e ruotati fuori a destra. Studenti che sono ancora più avventurosi possono cercare di allungare le gambe in avanti e andare in mezzo, non mezzo, in Navasana. Ok, quindi faccio vedere dal lato. Se vuoi fare dinamicamente, espirando riporti, inspirando allunghi, espiro riporti, fai 3-4 volte. Vi ho fatto vedere alcuni esercizi qua, ognuno di voi fate, arrivate dove è arrivato, ok? Quindi anche questo è perfettamente bene, con questo ti fermi. O lo fai dinamicamente. Ok. Bene, ritorniamo. Ritorniamo, appoggiamo un attimino i piedi, rilassiamoci. Sciogliete un po' la schiena qua. Vieni un po' avanti. E poi riprendi. Stacchi. Adesso i due piedi sono nella mano destra, inspirando, mi apro. Mi raccomando, sciogli questa spalla destra. Puoi provare di allungare la gamba. Navasana. Puoi provare a fare dinamicamente, espirando, chiudo, inspirando, allungo. E vedi un po'. Dove arrivi con questa postura, senza, diciamo, stress, senza frustrazione. Bravissima. Lavora un po' gli addominali. Ok. Più lento vai, più stai lavorando, controllando, e poi sciogliamo. Allunghiamo le gambe, divarichiamo le gambe, scendiamo qua davanti. Alcuni di voi magari riuscite a portare il secondo chakra, quindi la pancia, per terra, ma non tutte, la maggior parte di voi probabilmente no. Respira, rimani connessa alla terra. Poi inspirando, torniamo su. Chiudiamo le gambe. Quelli che vogliono fare vinyasa qua, possono fare vinyasa. Quelli che sono stanche, scendono e ci sdraiano, ci svegliamo sul tappettino. Rimaniamo un attimino in bambino, leggermente apri le gambe, pusha Caterina. Dondoliamo destra e sinistra, oscilliamo. Questo è veramente una bella esercizio dove apri la coscia, la porti su e giù le ginocchia, muovendole anche su e giù. Puoi anche chiudere e aprire. Bene. E poi andiamo o Viparita Karani o Candela,
portiamo le gambe su. Allora, Caterina, tu ce l'hai una... Ecco, brava. Bene. Quello è una cosa normale, una cinta normale, quella cinta, Caterina, o non è normale? Cinta di yoga? Sì. Sì, si allarga e si stringe qua. Ok, perfetto. Allora, possiamo fare una cosa per te. Arrivo? Vuoi fare una... Allora, le altre studenti fate candela, aratro, piedi dietro la testa. Quindi fai un grande loop così, grande, grande. Ok? E poi, quello che farai, non so se abbiamo già fatto, metti questo qua, qua dietro la testa, vedi, sulla nuca, così. Ok? La fibbia sta qua. Ok, ti sdrai. Allunghi le gambe. E questo terrà la testa. Deve essere abbastanza tesa. Poi sciogli la spalla. E questo terra la tua testa e togli il peso della testa. Devi fare più grande però, penso. Più lunga è quella cosa, amore. Più apri ancora un po'. No, è troppo corta. Deve essere più ampia. Devi rallentare un po'. Deve essere più grande il loop. Ok, va bene. Ok, porta dietro la nuca. Quindi la testa non deve essere molto lontana dal corpo. Come va? Ok, sciogli le spalle, sciogli il collo. Stai tranquillamente qua. Questo è bellissimo. Ok, altre ragazze stanno finendo, quindi abbiamo portato le gambe dietro, poi facciamo pesce. Ok, scendi con le gambe. Brava Marta, incrocia le gambe Marta. Uh-huh. No, nel senso le caviglie, porta le ginocchia su, piega le gambe, piega, giù le ginocchia verso la terra, eccoli qua. E poi spingi giù i gomiti, alza il busto, rotoli la testa dietro, ecco qua. Poi appoggi le mani sopra i fianchi. Ecco, sulla pancia, anche sulla pancia, va bene. Questo è pesce, ok? Ok. E poi quelli che hanno finito, si mettono giù per terra, postura del morto, Shavasana, copritevi e facciamo un po' di... Ma adesso penso che sentirete questa musica perché ha aggiustato la situazione. Quindi ci concediamo qualche minuti qua.
per completamente rilassare il corpo e sciogliere le tensioni che abbiamo creato con la nostra pratica. Queste sono tensioni buone, non cattivi, però sono sempre tensioni. Quindi vogliamo adesso completamente rilassare. Sdraiati Marta, sdraiati, allunga le gambe, chiudi gli occhi, palmi guardano su. Thank you.
Thank you.